Rinunciare a secoli di progressi scientifici per credere un po' a quello che ci pare a occhio. C'è chi chiama questo follia. Noi preferiamo il termine apertura mentale. Credere che la Terra sia piatta non ci appare poi così assurdo quando frequentiamo la scuola elementare. Perché ora dovrebbe essere diverso? Questo disegno lo hai fatto tu? Sì! E quella riga blu in alto che cos'è? È il cielo! E quella in basso immagino sia la Terra, giusto? Sì! Non so voi, ma io non vedo curvature. E neanche Marco le vede. Pensate che gli occhi di un bambino possano mentire? Il complotto della Terra sferica è cominciato quando Pitagora ed Eratostene hanno deciso di svolgere dei calcoli scientifici appena 2500 anni fa. Quali oscuri propositi avevano Pitagora ed Eratostene? Eratostene è vissuto davvero? A me pare tanto un nome inventato. Lei crede che la Terra sia una palla che gira su se stessa a velocità elevatissima? Presso poco è così. Quindi, mi scusi se mi permetto, basterebbe fare un piccolo salto e la Terra sotto di noi si sposterebbe di svariati chilometri, eppure non mi sembra sia così. Non è così perché ci muoviamo con la Terra e manteniamo la sua stessa quantità di moto. È come saltare all'interno di una carrozza di un treno che viaggia molto veloce e rimaniamo sempre nello stesso punto. Sta dicendo che la Terra è un treno? No, era una metafora. Per la scienza, la Terra è un treno. Ma spostiamoci da chi è rimasto con un po' di buon senso. Lei è un prete credente? Esatto. E cosa dice un libro antico autorevole e storico come la Bibbia riguardo alla forma della Terra? La Bibbia va interpretata in molti punti. Ma dice che la Terra è sferica o piatta? Alcuni passi fanno credere che sia piatta, ma è da secoli che la Chiesa ha accettato la sfericità della Terra. Non capisco, quindi andate contro il vostro libro sacro? No, lo interpretiamo con buon senso, anche di fronte alle evidenze scientifiche. Ma quindi interpretate un po' quello che vi comoda. Ma non è proprio così. Io non penso che Gesù sarebbe tanto felice di questa cosa. Ma torniamo a farci qualche risata con la scienza. Se la Terra è sferica, come fa l'acqua a non spargersi tutta in giro? Per via della gravità. Ma a maggior ragione, se questa gravità esistesse, come mai gli abitanti del Polo Sud non cadono? Perché la gravità terrestre attrae verso il centro della Terra. Ed è così forte da attrarre tutti gli esseri viventi? La Terra è piuttosto grande. Ma come mai, se è così incredibilmente forte, un semplice palloncino di elio riesce ad andare verso l'alto? Perché la densità dell'elio è inferiore a quella dell'aria che respiriamo. E quindi? E quindi l'elio è più leggero e sale. Non capisco, sta dicendo che sono grasso? No, non ha capito. Ah, che sono grasso eppure stupido! No, ma... La scienza, quando non trova risposte concrete, insulta le persone. Io sarò pure grasso e stupido, ma almeno ho il coraggio di credere a quello che vedo. E non importa ciò che dice la scienza canonica, le evidenze dimostrate o incomprensibili calcoli matematici. Io continuerò ad informarmi da chi mi sembra più o meno che dica le cose vere. E questo significa essere aperti di mente. E tu? Sei abbastanza aperto di mente da credere a quello che diciamo noi?